L'incendio è stato segnalato intorno alle ore 10:10 del 24 settembre e da subito, dalle 10 minuti dopo, l'organizzazione regionale AIB, le strutture territoriali dell'organizzazione regionale AIB si erano già attivate per la prima verifica della situazione. Purtroppo dopo mezz'ora all'incirca l'incendio, intorno alle 11, quindi di sera, alle 23, l'incendio era già fuori della capacità di controllo a causa delle estreme condizioni meteorologiche che si stavano verificando durante la notte. I ricordi che ho più chiari nella mente sono il vento forte, fumo, anche giù in paese, materiale incendiato che volava ad appiccare il fuoco alle spalle delle squadre e un senso di impotenza per quello che stava succedendo e le nostre possibilità di intervenire sul momento. Io sono anche uno di quelli che fa il fuoco prescritto e fa l'intervento di controfuoco e quindi abbiamo provato a fare anche degli interventi che sono interventi estremi, ma purtroppo non ci si riusciva. Montemagno fu chiesto subito l'evacuazione perché si resero conto quelli della protezione civile che c'era un pericolo che non si poteva controllare, una cosa indescrivibile, un vento e poi dopo un fumo, un'aria irrespirabile, gli occhi lacrimavano, era proprio una cosa un'ecatombe. Io andai a vedere sulla chiesa a Montemagno, si vede tutto il panorama. Il fuoco era sempre lassù sul Serra. E io ci tetti fino alle 2 lì. Alle 2 poi vedevo il fuoco, c'era il vento, lo tenevo lassù, andai un po' a dormire. Alle 4 mi venne la protezione civile a bussare alla porta, che bisognava andare via. E la mia casa si abbandonò, è arrivato a 10 metri sopra casa. E fuoco. Nelle operazioni di estinzione è stata impegnata quasi la totalità dell'organizzazione regionale AIB, dai direttori delle operazioni di Regione Toscana, degli enti competenti, Unioni Montane e Comuni, a tutto il volontariato e gli operai forestali, sempre degli enti competenti. Quello che c'è stato di buono in quei 4 giorni è constatare che comunque sia la macchina dell'antincendio boschivo regionale sia la macchina del volontariato, noi abbiamo avuto qua sul territorio in 5 giorni di attività 1200 passa presenze di volontari, qualcosa come 400 passa mezzi antincendi attrezzati, tutte hanno funzionato al meglio. Sono state impiegate qualche migliaio di persone che hanno turnato su diversi giorni perché l'incendio è durato, diciamo, tutte le operazioni di estinzione e bonifica sono durate dal 24 settembre, dalla notte del 24 settembre alla sera del 2 di ottobre. Regione Toscana è intervenuta con il progetto di salvaguardia del Monte Pisano utilizzando gli operai forestali degli enti competenti. Questi operai, questi ragazzi che sono venuti dall'Elba, sono venuti dalla Lunigiana, dalla Garfagnana, dall'Appennino Pistoiese, dall'Argentario, si sono dedicati veramente capendo quella che era la difficoltà e il bisogno di un intervento professionale e urgente. Quindi giornalmente hanno tagliato piante, le hanno sistemate a terra, hanno fatto interventi sui canali, sui fossi per limitare il trasporto solido e il lavoro mio come dei nostri colleghi è stato quello di seguirli, coordinarli, dare indicazioni, fare attenzione alla sicurezza, preparargli il lavoro giorno per giorno mettendogli a disposizione attrezzature, materiali, ricambi. È stato realizzato un progetto di massima, dopodiché un progetto esecutivo abbastanza dettagliato e sono iniziati dall'11 ottobre, quindi prestissimo, gli interventi di salvaguardia e messa in sicurezza.
Stiamo lavorando su, diciamo, consiglio dei tecnici, e si sta facendo un abbattimento di pini bruciati e mettendoli in graticciate in modo che sostengono il terreno e quindi se dovesse fare delle grosse piogge comunque sostengono quello che sono le cadute di massi e terra che viene giù, e quindi tutti questi pini bruciati che qui, diciamo, nella sfortuna, fortunatamente c'è tanto materiale, si tagliano e si mettono in maniera da contenere tutto il terreno. E il lavoro di squadra è stato bello. La regione in effetti ha messo a disposizione tutte le squadre di operai forestali che insomma sanno fare il loro lavoro, come vedete. Si sono coordinati in maniera ottima e nel giro di breve tempo, anche il tempo, la stagione ci ha voluto bene, e insomma hanno compiuto tutte queste opere che insomma sono fondamentali per evitare il dissesto idrogeologico. Il progetto e gli interventi successivi dovranno mirare a diminuire o comunque identificare dei punti di lavoro per diminuire la superficie a pino marittimo, comunque le superfici dove la vegetazione è più facilmente infiammabile, attaccabile dalle fiamme, per sostituirla con vegetazione meno attaccabile. Dopo pochi giorni, dopo poche settimane, abbiamo ricominciato a vedere ricacci dalle cepaie, degli arbusti. Abbiamo avuto la sorpresa di rivedere sughere che sembravano completamente morte, ormai morte, completamente carbonizzate, invece tornare a rivegetare, a rivivere. La vegetazione è più forte di noi, comunque poi riprende e continua a vivere.